In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.830 nuovi casi di coronavirus a fronte di 317.666 tamponi processati. Ci sono stati altri 73 decessi, sono 8.606 le persone guarite. Il tasso di positività sale all'1,5% rispetto all'1,3% di martedì. Calano ricoveri ordinari, meno 37, e terapie intensive, meno 14. Sono 628 i nuovi positivi oggi registrati in Lombardia, in diminuzione ricoverati sia nelle terapie intensive, dove si trovano 59 pazienti, meno 1, sia nei reparti ordinari, dove oggi sono 435, meno 1. 6 decessi portano il totale complessivo a 33.968. I dati per province vedono 229 nuovi positivi in provincia di Milano, di cui 75 in città, e a Pavia invece sono 46. Il governo ha ottenuto la fiducia in Senato sul decreto Green Pass con 189 sì, 32 no e 2 astenuti. Il decreto 105 proroga fino al 31 dicembre lo stato d'emergenza nazionale imponendo l'obbligo di Green Pass per ristoranti al chiuso, spettacoli, competizioni sportive, musei e mostre, comprese anche piscine, palestre, sagre, convegni, centri termali e culturali, sale gioco e sale scommesse. Dopo l'incontro odierno con i sindacati, il governo ha anticipato che giovedì approverà un decreto per rendere Green Pass obbligatorio sui posti di lavoro pubblici e privati. I sindacati chiedono tamponi gratuiti per tutti entro fine anno. Sui vaccini anche nel collegio cardinalizio ci sono alcuni negazionisti e uno di questi è ricoverato col virus. Lo ha detto Papa Francesco rispondendo ai giornalisti durante il volo di ritorno dalla Slovacchia. In Vaticano sono tutti vaccinati e comunque spiegato tranne un piccolo gruppetto che si sta studiando come aiutare. Si chiamava Alessandra Zorzina, aveva 21 anni, faceva la parrucchiera. La giovane uccisa oggi a Montecchio Maggiore da un uomo con il quale ha litigato e poi è fuggito. Con il marito viveva nella località vicentina da un anno e mezzo. Secondo quanto appurato dai carabinieri, la ragazza, mamma di una bimba di 2 anni, aveva conosciuto da poco il sospettato, un quarantenne. I vicini di casa l'hanno visto parcheggiare stamane nel piazzale dell'abitazione della giovane e poi fuggire dopo litigio e uno sparo al volto udito dai vicini. Una maestra di 59 anni di una scuola dell'infanzia nel Monzese è stata interdetta per un anno dall'esercizio della professione. È accusata di avere maltrattato i suoi alunni, 17 bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, di cui uno con disabilità. Botte e insulti ai bambini, stando all'indagine dei carabinieri, erano all'ordine del giorno. Tutto è partito dopo alcune segnalazioni sui metodi dell'indagata, installando telecamere e microfoni all'interno della classe. Dopo giorni di angoscia a seguito del rapimento di sabato, Ziaia è riuscita a parlare con il nipotino Eitan, che si trova ora a casa del nonno, agli arresti domiciliari vicino a Tel Aviv. La zia paterna è la tutrice legale del piccolo dopo la morte di entrambi i genitori e del fratellino nell'incidente della funivia del Mottarone. La diplomazia è al lavoro per riuscire a riportare il piccolo in Italia. La Farnesina ha inviato all'ambasciata israeliana a Roma una nota verbale nei giorni scorsi. Vicenza sospesa per 15 giorni per avere somministrato alcolici a un 14enne che poi è finito in ospedale, così ha deciso la questura di Pavia nei confronti del titolare di un bar del centro del capoluogo che la notte tra l'11 e il 12 settembre ha venduto alcolici a un minorenne che poi è stato trasportato a San Matteo in coma etilico. Ci sono ancora 77.000 pavesi scoperti, ma coloro che sono già stati sottoposti a vaccino sono l'83,61%, almeno con la prima dose, e quasi 3 su 4 hanno completato il ciclo. Le prenotazioni attive in provincia sono 1.557, in testa i 30-49enni, proprio per dare ulteriore sprone alla campagna vaccinale. ATS Pavia ha concluso un accordo con i medici di famiglia. La città di Voghera ha dedicato un intero pomeriggio all'arciere Mauro Nespoli, medaglia d'argento individuale ai Giochi Olimpici in Giappone. A Castello Visconteo, tra prove libere di tiro con l'arco organizzate dal dopolavoro ferroviario, il sindaco di Voghera Paola Garlaschelli ha ringraziato Nespoli, gli ha tributato i complimenti dell'intera città per avere dato lustro al comune e per le sue medaglie frutto di talento, sacrificio e abnegazione. Ulteriori approfondimenti dalle 21 in un servizio di Emanuele Bottiroli su Pavia 1 TV, su sito, pagina Facebook e canale YouTube. Pronto meteo per il 16 settembre, è arrivata la preannunciata perturbazione che potrebbe insistere fino al weekend sul nord-ovest, portando pioggia con possibili temporali, specie nel pomeriggio e nella serata di giovedì 17. Tutti gli aggiornamenti su prontometeo.it a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli.
Queste le notizie che trovate con approfondimenti sui nostri siti fabia1tv.it e itinerarinews.it, oltre alle nostre pagine social, editore, agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in A7 al casello di Bereguardo. Pronto meteo per il 15 settembre, da metà settimana graduale instabilizzazione del tempo grazie a umide infiltrazioni atlantiche che potrebbero insistere fino al weekend. Fino a mercoledì comunque cielo asciutto, piogge a partire da giovedì. Tutti gli aggiornamenti su prontometeo.it a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli. Queste le notizie principali che trovate con approfondimenti sui nostri siti pavia1tv.it e itinerarinews.it, oltre alle nostre pagine social. Editore, agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.